mangia benissimo. Grazie. Unica cosa mi teneva sapere come fare per prenotare, in quanto ho un bigliettino, ma attualmente veramente non saprei. Perché ho cambiato numero di telefono. Su internet possono trovarti con il numero di telefono nuovo? Credo di no, forse sul sito del villaggio, credo si possa. Sul sito del villaggio, la Baia dei Greci, potrete trovare il numero di telefono. Noi non lo so se lo possiamo dare, io non lo so. Può darlo? Ok, allora puoi dare il numero di telefono, magari. Okay, posso darlo anche adesso? Sì, sì, prego. 389. Dillo piano. 389 12 44 426. Ok, va bene, perfetto. Prego. Vi ringrazio ancora e complimenti ancora per la ricetta. Grazie a lei, grazie, arrivederci, grazie, buona serata. Allora, qui stiamo mantecando i ravioli. Okay. Questo non ci serve, quindi lo allontaniamo. Intanto il nostro... Diciamo che il nostro primo è pronto. Il nostro primo piatto è pronto. Le polpette da piramide sono diventate base di una base. Erano una piramide. Ora sono una base proprio... eccole qua, ci sono però. Eccole qua. È meglio inquadrarla adesso perché inquadriamole, ecco. Tanto andiamo a preparare il piatto per i nostri amici a casa. Questi erano i ravioli di pesce con finocchietto e gamberi. Con finocchio. Finocchio. Gamberi, abbiamo aggiunto il finocchietto selvatico. Selvatico. E abbiamo altri due piatti, Jerry? Sì. Sì, se riusciamo. Tanto che finiamo di preparare questo. Eh certo, guardate che meraviglia, io vado subito a fotografarlo, vi ricordo ricette.telespaziotv.com, video della serata, ingredienti, li ho messi tutti, quelli fino a martedì li ho messi tutti, adesso provvederò per mercoledì e giovedì. Finiamo, ancora non è finito. Ah, ancora non è finito, quindi non fotografo. Come sempre, una spolveratina di prezzemolo e abbiamo completato. Ah, il prezzemolo. Andiamo a decorare con il prezzemolo. E abbiamo finito. Eccolo qua. Decoriamo il nostro terzo piatto della serata, è pronto. Jerry, che cosa faremo ora? Adesso prepariamo del pesce al limone. Pesce al limone. E un altro in padella con del peperone e dei pomodori. Ci sono due modi per fare il pesce, che poi ognuno può fare. Con che cosa vuoi partire? Merluzzo in padella? Partiamo col merluzzo perché c'è più tempo di cottura. Così mentre poi cuociamo il merluzzo facciamo anche l'altro. Ok, regia, quindi merluzzo in padella. 800 grammi di merluzzo. Un peperone. 10 pomodorini. Una cipolla, mezzo spicchio d'aglio, un pizzico di pepe nero, semi di finocchio, origano un pizzico, 40 ml di olio extravergine di oliva e una manciata di prezzemolo. Perfetto. Tanto questo allora. Lo serviamo per i nostri amici a casa. Ecco qua. E cominciamo come al solito. Dell'olio nella padella. Qui andremo ad usare, raramente io abbino la cipolla al pesce, ma in questo caso, visto che c'è il peperone e il pomodoro, riusciamo ad abbinare anche la cipolla, possibilmente di tropea, poi se non si trova va bene lo stesso. Togliamo un po' d'aglio, naturalmente essendo una porzioncina, io ne metto qualcosa in meno. E la nostra cipolla.
tritiamo bene la cipolla. Tritiamo la cipolla. Quindi aglio e aglio cipolla. E cipolla, sì. Perfetto. Per questo merluzzo in padella. È acceso. Poi io prendo 10 pomodorini che ho già tagliato. Nel caso non si trovano i pomodorini, vanno bene anche 2 pomodori, possibilmente da maturi. Tu li spelli i pomodori oppure no? No, io solitamente non li spello. Nel caso si possono anche sbollentare prima e spellare, per chi proprio non li preferisce. Che spellarli così viene difficile, fare proprio una passata in acqua calda e poi spellarli successivamente. E andiamo a tagliare anche il peperone che ci servirà dopo. C'è un altro pomodorone dentro. Oh, visto, partorito. Sciacquiamo. Sciacquiamo il nostro peperone. Dopodiché andiamo a tagliarlo, togliendo tutte le parti bianche all'interno. Non vanno bene, sono amarostiche. Quindi le togliamo? Sì, sì, sempre. Se poi preferite si può anche spellare il peperone perché è più digeribile spellato. Ah sì? Certo. Ma spellare il peperone però... Ci sono degli attrezzi che sono adatti allo scopo. Sì? Sì. Anche il pelo patate va bene. Sempre comunque lo stesso discorso. Eventualmente non si può fare come facciamo col pomodoro, sbollentarlo? Sì, un po' di acqua calda, 2-3 minuti, non di più. Quando la pelle comincia ad andare via. Intanto che noi continuiamo a tagliare il nostro peperone per fare il merluzzo in padella. Siamo quasi prossimi. Merluzzo, io faccio il merluzzo però sempre dicendo che poi così si può fare qualsiasi tipo di pesce. Per chi ha difficoltà. La pubblicità, tra pochissimo. Fermati.